Passerà ancora chino in colla, in colla. Quante scarpe ho risolate, quanta gente qui passata, e discesa e risalita per le scale della casa. Sono qui, semplice spettatore della vita degli altri. Da 30 anni che qui siedo, tutto sento, tutto vedo, dentro i cuori, nelle stanze, i segreti e le speranze. Tutto so che strano mestiere. Che strano mestiere. Thank you.
quanta pre, e sale alle scale, che vanno alla pensione qui tutti, la sua al primo piano, sale ridendo felice col cuore in tumulto, quasi salisse le scale che portano in cielo, tra il mondo e giovane, innamorato e timido. La ragazza che li ama vive qui, e Mariuccia la pianista che sta al pian terreno. Che dice a me?
piace tanto, tanto, vorrei restare qui, dove si sente il pianoforte, per me sarà una gioia.
Thank you.
grave, donne grave. Si calmi, signora. Amore mio.
Tutto il giorno Mariuccia ha continuato a piangere, silenziosa, ostinata. Non ha avuto il coraggio di spiegare, parlare, e del resto che scopo, e lo so, l'hanno detto che Raimondo non l'ama. Tutto il resto non conta. Raimondo dal delirio è passato a un sonno profondo.
diga chi è lei. Non suona oggi, non studia. No, no, per fortuna, la ragazza si è fidanzata col dottore Don Corsi di Scale che venne un po' a curarmi. Ma allora ci credi, o che sveglie, quella civetta, così poverino in camice bianco risucco nei sali l'abbraccio. La ragazza che si chiama Mariuccio. Già, lei è abbastanza carina, così, senza pepe, si intende.
si fa presto silenzio nel cortile, la sera. Nelle cucine le donne hanno finito e ripongono i piatti della cena. Anche stasera sul balcone di un notaio hanno dimenticato la cavia di Cannarino. Le luci si spengono, le voci tacciano. Ma lì, lì, una sull'altra si ciono che finestre illuminate, e avanti indietro passano agitate due ombre. Mariuccia, Raimondo. È felice lei mentre io soffro. Raimondo! Ragazzo imprudente! Non dimmi!
Mariuccia, cos'hai? Venivi a cercarmi? Non stai bene? La mia fidanzata, Mariuccia, Mariuccia, questo è il signore che stamane si è ferito. La mia fidanzata l'ha visto, sa, e si è spaventata. Ha avuto il malone che ancora la turba. Ah, no. Buonanotte, signora. Buonanotte. Andiamo, Mariuccia, appoggiati a me. Vieni, Raimondo. No! Oh, un momento! Oh, mi sono caduto! Mariuccia! Tardi. Nel cortile nei viali del Pozzo 53. Tutto tranquillo. Lucia, sì? Domattina l'avremo in fontana. Alle 8 mi chiami? Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato? Con la signorina Panni, eh? Davvero? Ma no? Sei un ingenuo, bastava guardarli. Piuttosto lo sai, quel giovane bruto. Ma hanno detto, possibile? Silenzio! Ma c'è proprio vero che sono alla pensione? Sì, è arrivato l'amore. Meglio tardi che mai, quanti anni ha la padrona? C'è tardi? Cosa fanno i colombi? La signora Guidotti. È colpa della luna. Luna nuova. Buonanotte. 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 Sì, lo sai? Quel giovane Bruno l'ho visto tante volte girare per qui. Credevo venisse per la signorina Mariuccia. Pensa, che sciocca! Per qualcuno veniva. Thank you.
E dopo due anni, Raimondo benedetti a ministro severo la pensione di sua moglie, la signora Guidotti. Mariuccia ha sposato il dottore, il pedante dottor Siniscaldi. Non è più molto bella, non ha tempo e danaro per essere elegante. E quando suona, tirato si sa, ora due bambini, qualcuno si affaccia, prontissimo reclama il silenzio, che sia chiusa la finestra, che il suono scampaglia, e Raimondo. Per cortesia, chiudere la finestra, la finestra, la finestra! Thank you.